La prima fornitura verrà distribuita alle famiglie in difficoltà, poi seguiranno altre donazioni alle associazioni che operano sul territorio. Indutex, azienda di Corbetta che produce indumenti protettivi, ha deciso di inaugurare ufficialmente la sua produzione di mascherine chirurgiche, donandone 3.600 pezzi al comune. Le quattro scatole, con 900 mascherine ciascuna, sono state consegnate direttamente al sindaco Marco Ballarini e spetterà poi all'amministrazione comunale organizzare la distribuzione tra le famiglie che ne avranno più bisogno. Nei mesi della pandemia, spiega il CEO di Indutex Paolo Maria Rossin, abbiamo maturato tutti la consapevolezza del rispetto di piccole regole fondamentali, tra cui l'uso della mascherina. Da qui l'idea di avviare un nuovo ramo aziendale per proteggere con tutta la sicurezza Indutex, non solo medici e infermieri, ma tutti noi. Abbiamo iniziato a fare una produzione di mascherine di protezione, quindi queste sono mascherine chirurgiche certificate, sono mascherine di tipo 2R, per cui proteggono anche dai droplet, i famosi droplet contenenti i vari virus, non soltanto quello del Covid, ma anche banale virus influenzale. Ne abbiamo fatto una donazione di 3.600 pezzi al comune di Corbetta, perché li possa integrare a quelli che sono i pacchi alimentari per le famiglie meno abbienti del comune. A gennaio inizierà la distribuzione su larga scala ai vari clienti che ne fanno richiesta e avremo una doppia offerta, avremo una mascherina a 3 strati e una mascherina a 4 strati con uno strato supplementare che è unicamente antischizzo, quindi unicamente antidroplet. Questi prodotti saranno disponibili probabilmente da fine gennaio.